Buongiorno, siamo con Chiara Appendino, sindaco di Torino. Oggi la giornata anche dei sindaci, però insomma il movimento cambia faccia, l'uno vale uno non c'è più, Luigi Di Maio sarà il capo politico. Il movimento cresce e cambia e va a proporsi come forza di governo. Io ricordo quando mi sono candidata sindaca a Torino si diceva che non potevamo governare, che come facevamo le primarie era sbagliato e che insomma non avremmo mai vinto. Io credo che il Movimento 5 Stelle si stia candidando per governare il Paese e che il Paese abbia bisogno del Movimento 5 Stelle. Senta, Luigi Di Maio, Roberto Fico, c'è un caso Fico? Ma io non so perché interessi così tanto il tema di Fico, Di Maio e di queste contrapposizioni. Parliamo di quello che stiamo facendo e di quello che vogliamo fare. Perché nessuno in Italia ha mai fatto reddito di cittadinanza, che è una cosa che serve al Paese? E lo dico da sindaca, perché guardate che i sindaci, tutti sui territori, sono in una situazione di totale mancanza di risorse e crescita di bisogno per quanto riguarda il welfare. Parliamo del reddito di cittadinanza. Ci sono delle primarie. Ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro. Non esiste un metodo perfetto per fare le primarie. Io so che insomma ogni volta che si parla di primarie di qualsiasi forza politica ci sono dei dibattiti. Abbiamo fatto il nostro metodo, è il più diciamo corretto dal mio punto di vista perché è coerente rispetto a quello che abbiamo sempre detto. Abbiamo votato e avremo il nostro candidato premier. Il passo di lato di Grillo cosa significherà per il movimento? Guarda, io seguo il Movimento 5 Stelle da ormai 6 anni, ho sentito parlare ogni anno di passo di lato, passo indietro, passo in avanti. Beppe c'è, continuerà a esserci, se abbiamo bisogno c'è, lo so già. Grazie a Chiara Appendino, buongiorno.